Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di andare nel video di questa mattina delle ore 8. Ragazzi, c'è in premio questa sera 3 pass battaglia della season 5, ragazzi, Season 5 che è partita questa mattina. Stiamo tutti ancora aspettando che il gioco venga reso online per tutti, ragazzi. Dato ringraziamo il nostro Gabriele Comolli, grazie. Vi ricordo, ragazzi, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, che se stasera, oltre a fare i tre contest del pass battaglia, arriviamo a 64.400 iscritti, un altro contest extra da 10 euro. Ma adesso, ragazzi, mi tengo, state pronti, allacciate le cinture dei pantaloni, perché sto per mostrarvi 6 nuove skin del pass battaglia e 6 nuovi backpack. Siete pronti? 3, 2, 1, Sampatiri Fatiri, guardalo qua, raga. Prot, questo è il primo, ragazzi. Prima skin trovata nei file di gioco della Season 5 con il nuovo update, raga. Il Mega Vichingo Cornuto, ragazzi. Incredibile, incredibile. Nuova skin, il Vichingo Violento, ragazzi. Come sappiamo, su Fortnite arriveranno i Vichinghi. Ce lo suggerisce l'Ancora, che abbiamo visto un paio di settimane fa. Ma anche un bel po' di file di gioco che abbiamo trovato relativi all'era Vichinga. E proseguiamo, raga, prot, con lo squalo, ragazzi, con lo squalone. Guardate che storia, ragazzi, nuova skin recuperata, un tipo che secondo me sarà il mostro del lago, raga. Lo squalo che viene fuori dalle acque, meraviglioso anche lui, con tanto di costume, veramente preciso, preciso per tutti quelli che hanno nostalgia degli anfibi o degli squali, ragazzi. Gli squali sono pesci o mammiferi? Ora io non lo ricordo. Se volete diventare squali, ragazzi, questa è la skin che fa per voi. Prot! Altra nuova skin, ragazzi. Non si capisce perché. Il wrestler, ragazzi. Tanto anche Manuel Sogni, ragazzi, si sponsorizza nel canale. Tutti da Manuel Sogni. Il wrestler, ragazzi. Incredibile, anche lui, ragazzi. Nuova skin dedicata al wrestling, credo che sia una di quelle skin che non c'entra in realtà con il pass battaglia o comunque con le varie epoche storiche. Staremo a vedere un pochettino come si evolverà. Andiamo avanti, ragazzi, e questa ce l'avevamo già presente, raga. Questa è una skin che c'era simile già nel pass battaglia numero 4, ragazzi. Il tipo con il basco nero, non sappiamo se verrà riproposto oppure no, ragazzi, andremo a vederlo ancora. Non lo sappiamo. Nuova skin, ragazzi, anche questa. La tipo tutta sgringra, con gli occhiali da sole, che somiglia un pochettino alla Writers che avevamo già visto nella Season 4, quella che era uscita. Questa dovremo andare a vedere dove collocarla. Credo che siano skin che usciranno, che non c'entrano con come si dice, con le skin del Battle Pass. Non lo so, sinceramente, raga, non lo so. Queste sono quelle che ci vengono proposte sul web da gente che fa data mining di professione. Andiamo avanti, ragazzi, con la controparte maschile, ovviamente, della tipa e anche il tipo. Vedremo un pochettino, raga, che cosa ci porteranno queste skin, da dove arriveranno, ragazzi. Chi lo sa se saranno semplicemente quelle che arriveranno in questa settimana. Probabilmente, ragazzi, potrebbero essere le skin che vedremo in questa settimana, non del pass battaglia. Credo proprio di no, ragazzi. La tipa femminile, la wrestler femminile, ragazzi. Carina, sì, credo che siano le skin di questa settimana che sta per arrivare, ragazzi. Proseguiamo ancora, andiamo a vedere, ragazzi. E arriviamo ai primi backpack, ragazzi. Abbiamo il mantellone. Hanno dedicato la skin a Rey Mysterio, è veramente lui, ragazzi. Skin backpack con il mantellone, ragazzi, anche questo niente di esagerato, però un bel coordinato con il nostro spaccatutto, con il nostro Omega, col mantellone nero, ci può stare. La skin del Teschio nella miniatura, non so cosa voglia dire. Andiamo avanti, raga, con il
il backpack dell'unicorno per Simo è questo, ragazzi. Non sappiamo bene perché fare un backpack così con l'unicorno, ragazzi, però ci può stare anche lui, molto carino, niente di esagerato, ragazzi. Un altro backpack che è quello in realtà del Pingu Mandingo, stiamo a vedere anche questo a chi verrà assegnato. Credo alla tipa con gli occhiali da sole. Questo è dello squalo! Questa è la pinna dello squalo, raga! Questa è la pinna dello squalo, sicuramente, raga! Sicuramente, adesso ho capito da dove arriva, ragazzi! Questa è la pinna dello squalone! Abbiamo il backpack, invece, di una skin che secondo me questo backpack è relativo al tizio, quello nero, ragazzi! Vedremo! Forse lotta greco-romana potrebbe essere! E per chiudere, ragazzi, l'ultimo backpack tutto peloso, ragazzi, per l'aquila. Io lo vedrei bene sul rapace questo backpack, non lo so, ragazzi, andremo a vedere anche questo backpack. Beh, ragazzi, questi erano tutti i leaks che per il momento mi sono arrivati relativi alle skin e ai backpack che arriveranno prestissimo nella season 5. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!